Ecco, il Bernini, partiamo col contributo numero 2. Paolo V e Urbano VIII. Gian Lorenzo Bernini, architetto, scultore, ma anche pittore di grande talento e dal carattere irruento, fu definito l'artista dei papi, perché nonostante qualche battuta d'arresto, incontrò il favore dei pontefici. Ben 8 furono infatti i suoi committenti nella Santa Sede. Era arrivato a Roma con la famiglia giovanissimo, quando il padre, scultore a sua volta, era stato chiamato da Papa Paolo V Borghese. A Roma Gian Lorenzo iniziò a formarsi lavorando nella bottega paterna, lavorando prima al fianco del padre per poi iniziare, grazie a un talento straordinario, una carriera sempre più in piena autonomia. Il giovane Gian Lorenzo divenne presto conosciuto per le sue capacità e arrivò alla corte papale per volere di Paolo V. Fu affidato alle cure del cardinale Maffeo Barberini e gli fu commissionato un piccolo ritratto in marmo del pontefice. Ne uscì il celebre bustino, dal quale il papa non si separerà mai fino alla morte nel 1621. Bernini inizia così a lavorare per la famiglia del Papa e in particolare per il cardinale Scipione Borghese, nipote prediletto di Paolo V, che nei primi anni del 1600 aveva fatto costruire una grande villa. Volendo impreziosire la sua dimora, il cardinale Borghese commissionò a Gian Lorenzo Bernini 4 sculture che furono realizzate tra il 1618 e il 1625 e che rivelarono le sue straordinarie doti che gli valsero poi l'attenzione di altri pontefici. Ma il successo e la grande fama artistica del Bernini fu legata all'elezione del suo primissimo mecenate, il cardinale Maffeo Barberini, che nel 1623, divenuto papa con il nome di Urbano VIII, subito volle l'artista a disposizione dello Stato Pontificio. Grazie a questo stretto rapporto con Urbano VIII, a Bernini si spalancarono le porte e si moltiplicarono i riconoscimenti ufficiali. A Bernini, all'epoca 24enne, vennero affidate le cariche di commissario e revisore dei condotti delle fontane di Piazza Navona, la direzione della fonderia di Castel Sant'Angelo e venne nominato soprintendente dei bottini dell'Acqua Felice. La barcaccia Fontana in Piazza di Spagna, recante le insegne della famiglia Barberini, nacque dalla collaborazione di Bernini padre e figlio, commissionata nel 1626 da Urbano VIII. Altra opera urbanistica di Bernini è la Fontana del Tritone in Piazza Barberini, commissionata sempre dallo stesso pontefice, che rappresenta un'altra opera celebrativa del potere della famiglia nella Roma dell'epoca. Alla morte del padre Pietro, nell'agosto del 1629, Bernini ereditò anche la posizione di architetto dell'Acqua Vergine. Partecipò così alla costruzione di varie fontane a Roma, a tal punto da autoproclamarsi amico delle acque. Urbano VIII fu l'ultimo papa che praticò il nepotismo su vasta scala, ma fu anche il massimo mecenate del barocco romano. Sotto il suo pontificato videro la luce moltissime opere che abbellirono Roma. Le ingenti somme di denaro spese assottigliarono le casse pontificie e impose per questo tasse salatissime. Ecco, alla fine tutte queste belle cose ricadono sempre sulla schiena dei romani, e i romani naturalmente ne fanno di necessità virtù. Prego Chinaglia, vuole spiegarci un attimo come erano necessarie tante fontane a Roma? Sicuramente sono belle e sono la nostra fortuna, non della fortuna di allora, perché oggi da tutto il mondo vengono per vedere le fontane. Era un'eredità importante per noi, ma a quell'epoca ne valeva la pena. E poi ci spieghi l'aspetto artistico. È anche questa una forma di esaltazione del potere ed anche, devo dire, un richiamo al passato, perché se noi pensiamo ai resti archeologici che ancora oggi vediamo a Roma, gli acquedotti sono una delle espressioni massime della grandezza di Roma antica. E qua mi viene in mente il detto che tutti conosciamo, perché fin dalle scuole elementari lo sentiamo dire: quello che non hanno fatto i barbari hanno fatto i barberini. Cioè questo riutilizzo anche di materiali, pensiamo solo alla spoliazione che alcuni grandi monumenti, mi viene in mente il Colosseo su tutti, hanno avuto, serve proprio per rilanciare questa immagine di monumentalità
che richiama varie fasi del passato, perché appunto ad esempio nella gestione dell'acqua, fra l'altro il Pasquino, che è questa voce che da secoli, no, anonimamente prende in giro il potere dei papi, dice: questa famiglia, che appunto si diceva non era neanche romana, di origine barberini, ci ha infestato con i suoi tafani, perché c'erano queste, il loro simbolo erano le api, dice, ma contando che Roma più volte nel Medioevo era stata abbandonata dai papi, ad esempio per la malaria, questo insetto rappresentato ovunque in maniera quasi ossessiva dava quasi fastidio. Quindi la romanità nei simboli, e anche la gestione dell'acqua pubblica è un simbolo della romanità, nel riutilizzo del materiale, ma anche altri momenti di storia. Non dimentichiamo, è poco ricordato questo fatto, che uno dei gesti di consacrazione della sua autorità che Papa Urbano fa è portare nella Basilica di San Pietro Matilde di Canossa. E il monumento, il mausoleo di Matilde di Canossa, definita Gloria d'Italia, lei che aveva fatto inginocchiare Enrico IV, umiliandolo davanti a Gregorio VII, avviene in questi anni. Come anche, non dimentichiamo, la cosiddetta cattedra di San Pietro, che altro non è che un residuo di epoca carolingia. Quindi vari momenti, varie fasi storiche che vanno eternate. Questo però non ci deve far dimenticare un'altra cosa. Sia con Paolo V che con Urbano VIII c'è un rapporto col mondo della cultura che è molto complesso, perché c'è Bernini, ci sono gli altri grandi artisti, ma ci sono anche Giordano Bruno, che finisce nelle sgrinfie dell'Inquisizione e viene bruciato nell'anno 1600, Galileo. C'è la vicenda Galileo, con tutto quello che deriva, ma Urbano VIII è quello che da cardinale è amico di Galileo e poi insomma cambia la faccia, e siamo in Veneto, non dimentichiamo la vicenda di Sarpi e dell'interdetto su Venezia, che è anche questa molto indicativa di un rapporto complesso che la curia romana ha con se stessa. Possiamo continuare per ore a riflettere se quello che diceva Prodi fosse vero o meno sul sovrano pontefice. Di certo la Chiesa cattolica ha mancato di alcuni aspetti che poi l'hanno fatta implodere col corso del tempo. Uno di questi è, come si diceva, una mancanza di una linea univoca, per forza di cose, data dal fatto di una carica che non è ereditaria, e anche un elemento centrale nella vicenda romana, il fatto che a Roma non esiste di fatto e non si crei una borghesia. Il fatto che non si costituisca un ceto medio, ma continua a perpetuarsi questa cosiddetta nobiltà nera, no? Che poi continua fino a... Insomma, parliamo di famiglia borghese, come non dimenticare che i borghese quanto hanno influito nella storia d'Italia fino a vicende poco chiare, il certo, famoso golpe tentato nel 1970 e prima ancora il fatto che il principe borghese fosse stato capo della decima massa, insomma. Quindi è una storia molto molto bifronte, di cui però, ripeto, lui incarna l'espressione più grande, mettendo assieme anche questi elementi fondativi. Quindi, ripeto, l'elemento fondativo romano, l'elemento fondativo di quella donna che aveva effettivamente costituito, ed è una delle quattro donne sepolte a San Pietro, un'altra parleremo dopo, e dicevo l'impero carolingio, sono questi elementi che vengono ripresi e rimessi in luce. Ovviamente. Bene. Perché chi controlla la storia controlla anche certo il potere, cioè è sempre stato così, cioè chi è in grado di raccontare la storia, di imporre qual è il potere dominante e spiegare agli altri qual è il potere, è colui il quale mantiene il potere, cioè il poter possedere la storia e spiegare: noi arriviamo qui, scusa perché Damiano, siamo giunti da questo. Scusa Damiano, ti interrompo, mi viene in mente che questi sono gli anni in cui nella curia romana, tra le varie congregazioni, viene inventata la propaganda fide, quindi una parola che ben conosciamo e che tante tragedie ha prodotto anche nel Novecento, cioè, la propaganda, il concetto di propaganda. E poi dal Cinquecento in poi anche l'importanza dei gesuiti. Certo, sì, sì, quindi, indubbiamente. Famoso. Beh, certamente. Papa Nero. No, diciamo, sono i templari di seconda generazione. Difatti il capo dei gesuiti è il generale dei gesuiti e l'organizzazione è un'organizzazione militare, anche se non hanno poi le armi. Ma andiamo con il terzo contributo. Bernini e Innocenzo X.
Quando Urbano VIII morì nel 1644 e venne eletto Papa Giovanni Battista Panfili con il nome di Innocenzo X, il prestigio di Bernini nel regno ecclesiastico subì una flessione. La famiglia del defunto Papa, anche per l'ostilità della nuova corte papale, emigrò in Francia e in molti cercarono di togliere spazio a Bernini, che fino a quel momento era stato protetto dall'amico Papa Urbano VIII. Bernini aveva perso l'esclusiva delle committenze papali e molti incarichi furono affidati ad altri, in particolare al rivale Francesco Borromini, al quale fu affidato il rinnovamento della Basilica di San Giovanni in Laterano e la direzione della fabbrica di Sant'Agnese. Ma eravamo a 5 anni dal giubileo del 1650 e Innocenzo X voleva la Basilica di San Pietro ancora più bella. I lavori furono quindi affidati al Bernini. Bernini decorò la navata centrale, le cappelle, la pavimentazione, i rivestimenti delle pareti e le volte, interventi che furono comunque criticati per l'eccessivo sfarzo e per i costi giudicati troppo elevati. Un tentativo di screditare i lavori di Bernini che coinvolse anche opere antecedenti, come nel caso dei campanili di San Pietro, realizzati nel 1637, alla base dei quali furono individuate delle crepe. Fu istituita una commissione d'inchiesta che attribuì le crepe a un assestamento e non a un'imperizia del Bernini, ma per Innocenzo X era lui responsabile e nel 1646 ne dispose la demolizione a spese dello stesso Bernini. Fu uno scandalo e la carriera dell'architetto fu messa a dura prova. Nel 1651, dopo la chiusura del giubileo, Papa Panfili doveva dare l'incarico per realizzare una fontana in quella piazza Navona costituita in stile monumentale, per volere dello stesso Papa. L'incarico era stato affidato a Francesco Borromini. La rivalità con la famiglia Barberini aveva portato Innocenzo X a malvedere anche gli amici del suo predecessore, ma Bernini mise in atto uno stratagemma. Bernini realizzò un modello in argento della fontana e lo fece introdurre di nascosto nel Palazzo Pontificio. Innocenzo X sarebbe rimasto talmente affascinato dall'opera che decise di affidare l'incarico a Gian Lorenzo Bernini e non più al Borromini. Con la fontana dei Quattro Fiumi, Bernini poté risollevare la propria carriera artistica, riuscendo a superare quella battuta d'arresto che aveva subito durante i primi anni del pontificato di Innocenzo X. La soluzione trovata dal Bernini dello scoglio che riversa l'acqua nella vasca e che contemporaneamente sostiene l'antico obelisco rinvenuto nei pressi del circo di Massenzio e il concetto dei quattro fiumi, il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio della Plata, in rappresentanza dei quattro continenti allora conosciuti, trovarono grande consenso, suscitando l'entusiasmo generale. Professor Giovannucci, ci vuole commentare questa serie di opere di Bernini e anche la furbizia e la capacità di vendersi all'interno di una, diciamo, di un contesto abbastanza privilegiato. Deve riattivare l'audio, professore. Giusto, scusate. Niente paura. Allora, io partirei da una... Quando è partito il servizio c'era l'immagine di Innocenzo X, no? Sì. È un famoso ritratto di Innocenzo X che è di Diego Velázquez, è di grande profondità psicologica e inquadra, diciamo, questo pontefice che si trova a succedere a Urbano VIII. Si tratta di papi che hanno avuto anche periodi abbastanza lunghi di governo della Chiesa. Urbano VIII è stato Papa per 21 anni e non è stato sicuramente l'ultimo dei grandi nepotisti, però sicuramente ha esercitato un forte nepotismo per più di 20 anni. E questo spiega il fatto che alla sua morte il suo successore, che appartiene a una fazione un po' differente sostanzialmente, anche se non è estraneo al precedente pontificato, cioè Innocenzo X Panfili, praticamente decide di perseguire, in qualche modo, di mettere sotto inchiesta i tre personaggi che comunque nepotisticamente Barberini aveva piazzato nelle posizioni strategiche del governo della Chiesa: due cardinali e il fratello a cui aveva dato anche incarichi civili rilevanti.
Ora Bernini da questo punto di vista paga il fatto che non è semplicemente un artista, è, diciamo, come dire, tra virgolette, passatemi il termine, è il ministro della cultura e dei beni culturali in qualche modo di questi pontefici. E quindi di fatto subisce le conseguenze politiche di questo suo essere collocato in quella posizione. Poi l'altro aspetto, diciamo dal punto di vista proprio politico, c'è una continuità di papati importanti, di papi che vengono dalla Toscana, soprattutto da Firenze e da Siena. Quando Panfili invece è un uomo di Roma, no? Che ha radici a Roma, che è fortemente condizionato da Donna Olimpia, che è romana e quasi potremmo dire borgatara, insomma, in un certo senso. E quindi sostanzialmente è proprio un altro modo di vedere il tutto, ecco, che verrà ricomposto nell'epoca successiva con il papato di Chigi, altro grandissimo nepotista. Sia i Borghese hanno avuto una lunga discendenza di nepotismo, non parliamo dei Chigi, questi sono, tenete presente che lo Stato della Chiesa, poi, al di là del potere, diciamo, assoluto del sovrano, è uno Stato feudale, e questi papi, a un certo punto, Borghese per esempio, ha comprato il feudo di Palestrina, e per cui i Borghese sono rimasti signori di Palestrina per secoli. I Chigi sono stati signori di Ariccia per secoli, fino a, vorrei dire, quasi l'altro ieri, insomma, mi pare si arriva al Novecento. I Barberini no, perché si sono estinti, ma i loro beni sono passati a un ramo di una delle famiglie, come dire, feudali più forse la più grande, la più importante di tutte, erano, cioè, dei Colonna, quindi i Barberini Colonna, insomma, che arrivano fino ad oggi. Quindi sono continuità e hanno un peso, queste continuità, nella storia di Roma, che è incredibilmente incisivo, ma anche quindi, nella storia del cristianesimo anche. In parte sì, perché fondamentalmente hanno portato a perpetuare alcuni aspetti della Chiesa feudale medievale, cioè di una Chiesa strettamente legata a dimensioni private e patrimoniali, fino all'epoca, alle soglie dell'età contemporanea. E questo ha condizionato a fondo la storia della Chiesa di Roma, condizionata a fondo. Ma anche del cristianesimo, perché chiaramente la rappresentatività, potevi diventare papa se eri ricco e riuscivi a vincere una guerra con altri della tua altezza. È sempre stato così. Adesso probabilmente cambierà il sistema e quindi avremo stiamo avendo un cristianesimo un po' più cristiano. Allora, passiamo invece al prossimo contributo, Bernini e Alessandro VII. Alla morte di Innocenzo X e all'ascesa al soglio pontificio di Fabio Chigi, divenuto papa con il nome di Alessandro VII, il clima culturale romano cambiò. Con il nuovo pontefice, intenditore di pitture, sculture e di medaglie antiche e di archivi, Bernini ritornò a essere l'artista preferito dalla corte papale. Si dice che la sera stessa dell'elezione il pontefice fece chiamare Bernini per affidargli nuovi e importanti incarichi, e sarà proprio Bernini il maggior artefice degli ambiziosi progetti papali. Alessandro VII voleva dare a Roma una prospettiva teatrale, sorprendendo i cittadini e i fedeli, con architetture ad effetto, mescolando urbanistica e scenografia. Così Bernini fu incaricato di trovare una soluzione per la piazza antistante la Basilica di San Pietro, che era stata completata e consacrata nel 1626 da Urbano VIII. Bernini iniziò a studiarla nel 1656. La realizzazione era condizionata da alcune precise esigenze liturgiche. La piazza avrebbe dovuto contenere un gran numero di fedeli e garantirne facilità d'accesso e deflusso, garantire acustica, visibilità e rispettare un preciso simbolismo religioso al quale il Papa era particolarmente attento. Nel 1657 Bernini aveva già impostato un progetto con una piazza a forma ovale delimitata da due colonnati semicircolari. Il problema stava in particolare nelle proporzioni
proporzioni della facciata della Basilica e poi il collegamento alla piazza ovale. Bernini ideò quella che definì la piazza retta, di forma trapezoidale, davanti alla chiesa, sviluppando due bracci leggermente divergenti verso la facciata, così da collegare la chiesa con la piazza ovale e il colonnato. La progettazione richiese 11 anni di lavoro e le soluzioni vennero sviluppate con miglioramenti continui. Il risultato fu un'immagine di solennità ed eleganza grandiosa e spettacolare, che rese la piazza unica al mondo, rispettando il simbolismo richiesto. La forma ellittica rappresenta l'universo, il portico che si sviluppa dalla basilica sono le braccia della chiesa che accolgono l'intera umanità. Le statue dei santi sopra il colonnato offrono la mediazione tra la messa del portico e il vuoto del cielo, il riferimento alla mediazione spirituale tra il mondo e Dio. Nel 1667 Bernini aveva pensato di chiudere la piazza con un altro settore di colonnato, il cosiddetto terzo braccio, che continuasse la curva dei due emicicli dalla parte opposta della basilica. Ma a causa della morte di Alessandro VII, il terzo braccio non fu mai costruito. Alessandro VII venne sepolto nella Basilica di San Pietro. Il suo monumento sepolcrale sarà costruito dall'amico di una vita, Gian Lorenzo Bernini. Professor Fusaro, allora, questa fase spettacolare di un San Pietro che cambia completamente il volto, perché è la porta di San Pietro questa, prego. Sì, allora, prima una cosa su Alessandro VII, la famiglia Chigi, appunto, senesi, erano banchieri. E qui torniamo al discorso di prima, che è una rivalità tra chi può permetterselo anche, cioè è una lotta fra chi ha anche delle risorse da poter mettere in campo. E la famiglia poi si affermerà in maniera, insomma, massiccia, e abbiamo visto appunto prima il discorso di Ariccia. Per quanto riguarda la spettacolarità di San Pietro, appunto, è questo abbraccio. L'idea è proprio quella di una chiesa che vuol far venire i fedeli a sé. È quella mamma che abbraccia, ed è nel momento in cui la chiesa ha vissuto invece la separazione di qualcuno. Quindi se da una parte, cioè la parte, diciamo, dell'Europa settentrionale, luterana, se ne vanno, la contestano anche il modo di rappresentare, dall'altra è un modo per dire anche: non andate via, io sono pronta ad accogliervi. È una chiesa quindi che è disposta ad accogliere tutti quei fedeli che non seguono un sistema di protesta nei confronti di questa vulgata. Ovviamente la mamma è anche un discorso di familiare, è anche un discorso quindi di insieme di persone, e qui torniamo al concetto familiaristico un po' italiano e proprio anche del potere, come si rappresenta, insomma, tutti questi papi tenevano famiglia anche loro, insomma, ed è proprio un modo, diciamo sempre all'italiana, tengo famiglia, e effettivamente il potere si è mantenuto e rappresentato anche appunto attraverso il tener famiglia. Parlavamo prima di esempi di donne, insomma, donna Panfilia che ha bisogno di qualcosa, Cora da Olimpia, mani piene, otterrà ciò che vuole, insomma, quindi alla fine la spediscono in Tuscia. Quindi devono addirittura allontanarsi, ed è la necessità di cambiarsi. Una cosa particolare che si va ad affermarsi in questo periodo è appunto un assolutismo, cioè un potere che è magnifico, che è pieno e che manda completamente nel dimenticatoio tutti i ragionamenti conciliaristici che c'erano stati in precedenza. Certo. Cioè, se gli ultimi tentativi di conciliarismo erano finiti praticamente quasi un secolo prima, ed è in questo momento che si crea proprio l'assolutismo. Se pensiamo, in questo momento abbiamo questi papi a Roma, in Francia poco dopo si sta per affermare Luigi XIV, insomma, abbiamo il sole. Quindi c'è tutto un sistema diverso di rappresentazione del potere, ed è un potere che ha bisogno di mettere tutti quanti al proprio interno, come appunto l'abbraccio di San Pietro. Bene, allora passiamo al prossimo contributo.
Gianlorenzo Bernini viene descritto come un uomo di grande fascino, un conversatore brillante, socievole e spiritoso, un uomo dai modi aristocratici. La sua vita privata è ricca di particolari anche piccanti, come nel caso del suo forte antagonismo con i colleghi o quelli relativi alle rivalità amorose. Gianlorenzo Bernini, all'epoca quarantenne, aveva conosciuto Costanza Bonarelli, moglie di uno dei suoi collaboratori, lo scultore lucchese Matteo Bonarelli, e ne era diventato l'amante. Una donna bella, giovane, dotata di una certa cultura e di un gran gusto, che si occupava della vendita di opere d'arte nel negozio del marito. Discendente dalla famiglia Piccolomini, che contava due papi in epoca rinascimentale, la donna era descritta come passionale e determinata, tanto da non farsi problemi sulle chiacchiere che la riguardavano per la sua condotta di vita come donna sposata, cosa che non sembrava turbare nemmeno il marito. Già Lorenzo Bernini era così preso da questo amore che decise di immortalare la sua amata scolpendo un ritratto in marmo, dove Costanza appare come appena alzata dal letto, la camicetta aperta a far intravedere il seno, i capelli intorno al volto in disordine. Ma la relazione tra i due si ruppe quando il Bernini si accorse che Costanza aveva iniziato una relazione clandestina anche con suo fratello minore Luigi. Il doppio tradimento fece esplodere la gelosia di Gian Lorenzo, che decise di cogliere in flagranza i due amanti dopo aver detto loro che sarebbe partito per un viaggio. Aspettò la notte e, tornando all'improvviso, sorprese il fratello mentre usciva dalla casa di Costanza. Già Lorenzo a questo punto aggredì Luigi a colpi di spranga, tanto che dovette scappare nella vicina basilica di Santa Maria Maggiore per sfuggire alla furia del fratello. Non si salvò neanche Costanza, per la quale Bernini architettò una punizione terribile. Inviò un suo servitore affinché le sfregiasse il volto con un rasoio per lasciare un ricordo perpetuo del suo tradimento. Il servitore venne arrestato prima che potesse compiere l'aggressione, ma in conseguenza all'episodio anche Costanza fu accusata di adulterio e condotta in carcere. La madre dei due Bernini, sospettando che la furia del figlio maggiore fosse ancora viva, inviò una supplica al Papa Urbano in cui chiedeva che si prevedesse un periodo di allontanamento da Roma per Gian Lorenzo. Il Papa dispose che in esilio ci andasse Luigi, perché Gian Lorenzo serviva a Roma per la costruzione della gloria della Chiesa e implicitamente della famiglia Barberini. A Gian Lorenzo venne inflitta un'ammenda che non sarebbe mai stata saldata, in cambio della promessa di non pensare più a quella donna e di prendere moglie. Così il Bernini, pochi mesi dopo, sposò quella che per le cronache del tempo era la più bella donna di Roma, Caterina Terzio, dalla quale ebbe ben 11 figli. Nel 1680 la salute di Bernini si aggravò a causa di una paralisi al braccio destro. L'artista tuttavia visse il suo malanno in maniera ironica, riconoscendo che era giusto che la sua mano destra si riposasse dopo così tanto lavoro. La malattia degenerò sino a condurlo a morte il 28 novembre dello stesso anno. Venne sepolto per la sua volontà in una tomba umilissima nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, lì dove da giovanissimo aveva mosso i primi passi della sua lunghissima carriera artistica. Ecco, Marco Chinaglia, a lei la fase muliebre di Bernini. Stiamo parlando di molte donne, perché sono molte le donne che gravitano attorno a questo ambito. Prima si citava Donna Olimpia, ma giustamente prima il collega Fusaro citava l'inizio del Regno del Re Sole, che avviene proprio in questi anni. Una delle ultime opere di Bernini la troviamo proprio nella Erigenda Regia di Versailles, e qua va detto che entra in gioco un'altra donna. Anche lei, guarda caso, come Matilde di Canossa, che citavo prima, sepolta a San Pietro, cioè Cristina di Svezia. Perché? Perché di fronte a una chiesa francese che non è sempre fedele alla linea romana, ricordiamo quella che poi sarà la teoria gallicana, quindi la superiorità, ancora oggi il Presidente della Repubblica Francese ha il diritto di, almeno formale, di nomina dei cardinali, no? Di imposizione della berretta cardinalizia, di fronte anche ad eresie che verranno, penso ad esempio a tutta quella questione del giansenismo di Port-Royal, una straordinaria figura come Pascal, abbiamo una figura come Cristina di Svezia che cambia addirittura e dal mondo protestante si converte al cattolicesimo e diventa un personaggio centrale. Per quanto riguarda invece questi aspetti, diciamo, più
pulsionali. Beh, non dimentichiamo che questo è anche il secolo passando alla pittura di Caravaggio. Cioè sono artisti che hanno una dimensione, e intanto il genio e la sregolatezza, mi viene in mente quello che è stato detto qualche giorno fa ai telegiornali nel primo anniversario della morte di Maradona, hanno detto che è stato sepolto senza il cuore, e anche lì in un ambito completamente diverso il genio e la sregolatezza che fanno sì che si tratti di persone che anche nella loro umanità esprimono questa dimensione. Questa passionalità, siamo nel Seicento, è un secolo che poi il barocco poi virerà verso il rococò, quindi anche verso forme, diciamo, molto sensuali e molto civettuali. C'è un'opera che non abbiamo ancora citato, l'Estasi di Santa Teresa. Nell'Estasi di Santa Teresa, e non me ne voglia nessuno, spero che nessuno si scandalizzi di chi ci ascolta, è rappresentato un vero e proprio momento orgasmico, cioè quella, la fotografia che si fa di quel momento, di quella santa, è effettivamente una completa possessione da parte di Dio in quel momento, per cui anche questi aspetti era tipico dei mistici e che è tipico appunto di questa visione estremamente scenografica e estremamente ricca di oro, l'abbiamo citato più volte, che è l'oro che viene dalle colonie americane e che rappresenta questo mondo così, così particolare. Quindi donne di potere, tante donne di potere, italiane ma non solo, ma anche appunto donne, questo non deve, ripeto, meravigliare, pensiamo anche a Caravaggio morì insomma con l'accusa di omicidio, quindi questi grandi personaggi hanno, come d'altronde i loro committenti, perché questo va detto, rappresentano benissimo il diavolo e l'acqua santa. Buone e cattive, però, sempre difficile, certo, poi sappiamo che appunto solo dal caos può nascere una stella, quindi per far l'arte ci vuole un po' di però, essere. Però c'è un cambio, un cambiamento radicale nell'arte, mentre nell'arte del, diciamo, il Cinquecento, quindi abbiamo Leonardo da Vinci, abbiamo la Cappella Sistina con Michelangelo, la rappresentazione femminile non esiste se non perfettamente vestita e perfettamente coperta. Dopo un secolo abbiamo un ribaltamento sia da parte del Bernini ma anche da parte della Giuditta e Oloferne. Abbiamo la presenza di una donna nella sua fisicità. Questo è il salto fondamentale che non c'era prima. Ma abbiamo anche una tendenza diversa da un punto di vista come vedere la donna. La donna nei secoli precedenti è idealizzata ma non è concretata. E lo vediamo in Dante, certo. No? Quindi è immaginato, lo vediamo nella bellezza di Leonardo quando fa il grande quadro. Invece in questi vedo la fisicità, ma sono diversi come comportamento sessuale. Il comportamento sessuale dei precedenti è tutto diverso, sia Caravaggio, cioè, scusi, sia Leonardo da Vinci, sia ecco, questo passaggio si riflette nell'arte, nella rappresentazione artistica. C'è anche da dire, e lo sottolineava prima il collega Fusaro, che siamo nell'ambito della crisi del Seicento. La crisi del Seicento, oltre agli aspetti economici, oltre agli aspetti pandemici, non dimentichiamo la peste, incomincia a assistere molto lentamente, ovviamente negli strati superiori, anche una mutazione nelle scelte, ad esempio, matrimoniali. Anche ad esempio nelle pratiche della nuzialità e anche della fecondità, cioè si incomincia ad avere una dimensione diversa, senza dimenticare, visto che abbiamo citato la Francia, che molte donne arrivano a ruoli di potere, le grandi reggenze, spesso sono reggenze italiane, spesso sono reggenze della famiglia Medici, cioè queste donne che effettivamente assumono un ruolo, un rilievo che prima non c'era, molto concrete. Ma anche tra l'altro anche a livello proprio di rapporto di coppia, ricordiamoci il matrimonio così come lo conosciamo comincia a essere canonizzato con il Concilio di Trento, cioè il matrimonio così ce l'abbiamo
dopo il Concilio di Trento. Prima era in maniera diversa, anche il fatto dei ripudi di certi regnanti che avevano più matrimoni perché potevano ripudiare. Beh, dopo pensiamo a Enrico VIII, insomma. Beh, ma quello ci fa una religione, però, se pensiamo però a cose è più il caso nostre, limite, però. Però diciamo, anche casi più nostri, insomma, potevano cambiare. Cioè, c'è proprio una concezione diversa anche della vita quotidiana. Lo vediamo nelle sculture appunto del Bernini, la fisicità delle donne. Pierluigi Giovannucci, questa concretezza della realtà, diciamo, del Bernini è un po' diversa rispetto a una pittura un po' immaginaria dei suoi predecessori e della scultura dei suoi predecessori. Le figure, diciamo, le sculture erano prevalentemente di maschili. Adesso invece abbiamo la presenza della donna in maniera molto più importante. Ma allora, io su questo non è che sia particolarmente qualificato. Sicuramente l'Estasi di Santa Teresa è un'opera che ha fatto epoca, è un'opera, se non sbaglio, del 1647, e poi ha avuto una specie di replica verso la fine della vita di Bernini con l'estasi o la visione mistica della beata Ludovica Albertoni, che era un'antenata di Clemente X Altieri, e quindi sostanzialmente, anzi non proprio di lui, ma insomma di un ramo della sua famiglia collaterale. E queste opere hanno fatto epoca, hanno fatto anche scandalo in qualche modo, ma io penso che vadano collocate, diciamo, in un particolare filone della spiritualità del Seicento, che è quella mistica, che ha nella Roma del terzo quarto del secolo uno spazio molto, molto importante. In quegli anni in particolare si diffonde proprio una sorta di spiritualità mistica, diciamo molto, molto affettiva, molto legata all'orazione mentale, all'orazione affettiva, che è nota come il quietismo e che verrà poi successivamente censurata da Roma negli ultimi decenni del Seicento. Secondo me queste opere rientrano in qualche modo anche in quella corrente. C'è poi a dire una cosa, io non sono appunto un esperto di storia dell'arte, però Bernini è celebrato in qualche modo per la verosimiglianza, per il realismo dei suoi ritratti. In realtà non è così vero, diciamo, a parte la perizia tecnica, Bernini è un ritrattista in scultura meno attento forse di Michelangelo, diciamo, al dato strettamente naturalistico, è più attento al dato, come dire, d'immagine, è, come dire, più un imitatore della, più che della classicità greco-romana, dell'ellenismo, cioè di un certo modo di dare, come dire, di presentare l'immagine che si vuole vedere o che si vuol dare a vedere, più che l'immagine naturalistica in senso stretto, ecco. O idealizzata in senso stretto. Queste opere risalgono a questa, secondo me, a questa concezione. Mi permetto di aggiungere una cosa, visto che è stato parlato prima di Cristina di Svezia. La regina Cristina di Svezia, che abdica e si converte al cattolicesimo, era figlia di Gustavo II Adolfo, quindi uno dei campioni, diciamo, del luteranesimo nella guerra dei Trent'anni. La sua conversione è stato un fatto clamoroso nell'Europa di metà Seicento, e la sua decisione di trasferirsi in Italia e di vivere a Roma è un grandissimo successo diplomatico, diciamo, di quella diplomazia controversistica, apologetica, ecco, che veniva svolta in quel periodo storico, soprattutto affidata a esponenti di ordini religiosi, in questo caso i gesuiti. E il suo arrivo a Roma, in particolare all'inizio degli anni 60, è un momento clamoroso perché, come dire, Roma viene ad avere accanto al Papa una regina che porta la sua, come dire, corte personale, in città. E proprio per accogliere degnamente in qualche modo la regina,
che arrivava da nord, no, dalla via Flaminia, alla Porta del Popolo, viene affidato a Bernini l'incarico di risistemare urbanisticamente la Piazza del Popolo. La Piazza del Popolo, che è questo grande spazio aperto a nord, diciamo al limite nord della città, del perimetro urbano di Roma, che è stato ristrutturato in quello spazio che ancora è e che vede al suo, in uno dei suoi vertici la chiesa che era stata per esempio per Chigi la sua il suo titolo cardinalizio. Certo. Dove appunto c'è la cappella Chigi che è stata in parte ristrutturata dallo stesso futuro Alessandro VII e poi dal suo cardinale nipote Flavio Chigi. Quindi è, come dire, alla fine è anche una città piccola Roma, e questa scenografia che viene messa in atto, questo rinnovamento scenografico che viene messo in atto dai papi, si incastra praticamente su uno scenario che è tutto sommato abbastanza limitato, abbastanza piccolo, ecco, per quanto di una città importante, insomma. La Roma di allora probabilmente non aveva tra i 50 e i 100.000 abitanti, insomma, ecco. Certo. Quindi non era proprio una metropoli enorme, insomma. E sì. Qui Bernini ha dominato la scena anche negli anni 60 con il papato di Chigi molto fortemente. Certamente, la fama più che ha coinvolto Roma quell'epoca, ma anche successivamente, è che il livello di prostituzione a Roma era talmente alto che era circa il 10% della popolazione. E questo la dice lunga sulla moralità della città santa e della città. Posso aggiungere una cosa, 20 secondi, giusto? Sì, prego. Adesso volevo concludere rapidamente e quindi lascio la parola a lei in modo tale che dia la chiusura. No, era solo per chiudere su Cristina di Svezia. Tra i vari rapporti che Cristina di Svezia ha, non dimentichiamo il suo profondo rapporto con Cartesio. E anche questo è un elemento molto interessante, perché rispetto ad altri filosofi come Bruno o come appunto Pascal, con cui la Chiesa ha dei problemi, c'è l'esaltazione di Cartesio, che è il principale esponente della corrente razionalista. Quindi, come dire, la ragione è con noi, la ragione sta con la Chiesa romana. Questo, anche questo è un elemento secondo me molto interessante. Certo, pensiamo che a quell'epoca abbiamo Giordano Bruno che viene arrostito, e abbiamo Galileo che viene processato e rischia di morire anche lui arrosto. Abbiamo situazioni che sono, abbiamo la guerra dei 30 anni, ma il resto del pianeta abbiamo i portoghesi e gli spagnoli che fanno il giro del mondo. E quando tornano dicono che il mondo è rotondo, non è piatto, e dicono che il sole non è il sole che gira attorno alla Terra, ma è la Terra che gira attorno al sole, perché si rendono conto che gli spazi e il tempo erano cambiati, non tornano più i conti delle giornate, no? Quindi si rendono conto. Ma nonostante questo, nonostante che abbiamo la contezza fisica, non scientifica, che le cose stanno così, ancora la Chiesa è chiusa in una situazione che è delirante. Cioè, il più grande scienziato, quello che ha aperto il modo di vedere il mondo in maniera diversa, come è stato Galileo, viene processato e lui deve rifiutare le proprie teorie che sono esatte, ma non solo, ma lui inventa il metodo scientifico e quindi viene, diciamo, estromesso. E la Chiesa fa fare un passo indietro all'umanità. Ecco, queste sono una delle cose che lasciano pensare. Però era importante la fontana, era importante il colonnato, era importante che quella gente che è morta di fame, perché morivano di fame, ma si faceva quella basilica che sicuramente oggi a noi è di grande vantaggio. Perché i pellegrini continuano ad arrivare. Prego. Sì, sul discorso che si diceva di questa chiesa che fa fare un passo indietro all'umanità, forse invece ne aveva fatto
uno in avanti Galileo, giusto? Perché il 600 è questo secolo, come dicevamo già dall'inizio, questo secolo di tensioni. Come si diceva, la rappresentazione che viene fatta, diceva giustamente il professor Giovannucci, rispetto magari a Michelangelo, non viene rappresentato l'aspetto fisico, cioè ma quello caratteriale, cioè le pulsioni, e il 600 è il secolo delle pulsioni, non per niente poi il 700 sarà quello della ragione, insomma. Ma la anche il 500 sono pulsioni diverse. Sono pulsioni diverse, sì. sono pulsioni molto diverse. Più realistiche e più concrete. Un'ultima cosa in conclusione mi veniva da riflettere da tutta questa vicenda, è che noi adesso appunto stiamo sempre parlando di denari per riuscire a fare le opere. Con il PNRR arriveranno tanti denari, sembra che dovrebbero arrivare, insomma, le costruzioni. La differenza però è che ne sento sempre parlare, nessuno parla anche dell'aspetto della bellezza, cioè quello che noi andiamo a fare, noi oggi stiamo qui a parlare di queste opere che sicuramente hanno creato in quel periodo storico anche dei problemi, è chiaro che la gente, sappiamo sempre, poi è tutto sulle spalle dei poveri cristi. Però sono opere che comunque fatte con un certo criterio e con una ostentazione anche della bellezza che rimangono nei secoli. Noi oggi che siamo chiamati a ricreare, a ricostruire qualcosa dopo quello che stiamo vivendo, anzi che stiamo continuando a vivere, cosa costruiremo? Vogliamo mettere anche la bellezza fra i criteri delle nuove costruzioni? Perché certo, se porteremo avanti la bellezza, allora forse faremo veramente una ripartenza in senso migliore. Altrimenti ho paura che se l'arte è il termometro di una civiltà, la nostra non passerà certo alla storia per essere una grande civiltà. Perdonami la battuta, non abbiamo tanti Lorenzo il Magnifico in Italia. Ma non si tratta di Lorenzo il Magnifico, non si tratta di Lorenzo il Magnifico. Si tratta di stare più attenti anche nelle piccole cose, quando facciamo anche nei piccoli paesi, cerchiamo di conservare il bello, cioè costruiamo anche con l'idea di lasciare qualcosa che sia bello da vedere. Sì, allora concludendo e poi proseguiremo su un secondo argomento, vorrei lasciare una riflessione. Come Roma è diventata bella? Mettendo, naturalmente, inventando il Giubileo, e mettendo un costo, diciamo, pecuniario per poter andare in paradiso. Abbiamo un'altra città però che non ha fatto niente di tutto questo, ma è molto più bella. E aveva una repubblica e si chiamava Venezia. Speriamo che rimanga ancora, perché la stiamo rovinando, no? Ognuno ha fatto i palazzi più con i soldi suoi. Ognuno ha costruito il suo pezzo di Venezia con i suoi soldi, e se c'è qualche cosa è stata fatta dalle persone, con i soldi delle persone, e non andando a dissanguare. Questa è la differenza. Sempre la bellezza è sempre importante, però non è quello che fai, è come lo fai. Grazie. Bene. Ringraziamo. Grazie di essere intervenuti, certo, e spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito su questo percorso abbastanza difficile di Bernini. Certo, certo. Ma ringraziamo gli ospiti che ci hanno aiutato un po' a conoscere più approfonditamente questa figura di Gian Lorenzo Bernini. Grazie al professor Marco Chinaglia per essere stato con noi, grazie al professor Pierluigi Giovannucci in collegamento. Grazie, buona serata, grazie. E grazie anche al professor Damiano Fusaro. Grazie. Invece, a voi, buona per serata. I nostri telespettatori, adesso abbiamo un breve break pubblicitario e poi torniamo per parlare di dove sta andando la nostra sanità, e soprattutto parleremo della condizione dei medici e dei tanti medici ospedalieri che lasciano l'ospedale per passare alla sanità privata. Ne parliamo tra poco.